Ragazzi, finita la sosta per i mondiali, ricomincia la Serie A, ma soprattutto il Fantacalcio. Com'è andata la vostra prima giornata al rientro dopo la sosta per i mondiali? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e aggiornatemi anche con la vostra situazione di classifica. Anno vecchio, una schifezza. Anno nuovo, una volta becchi l'avversario che ti segna 75 gol contro. Una volta sei tu che commetti, tra virgolette, l'errore di lasciare in panchina 45 giocatori che segnano tutti. E titolari non ti segna nessuno manco per sbaglio. Beh, certo. Un'altra volta ne succede una, un'altra volta ne succede un'altra, noi non ci facciamo mancare nulla. Hai capito come funziona? Non ce la faccio più. Tu non ce la fai più. Non ce la faccio più, ragazzi, non è possibile. Non è possibile, ciao e ben ritrovati a tutti. Vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace su questo video se volete che la serie del Fantacalcio continui. Finisca qui, finisca qui. Se volete che la serie continui fino alla fine della stagione, vi ricordiamo di iscrivervi, di attivare la campanella su tutti i canali YouTube che abbiamo. Questo è il secondo canale YouTube di calcio e il canale YouTube Extra Calcio, per non perdervi neanche un video. Detto questo, prima di cominciare, il buon Fabio vi ricorda di scaricare tramite il link in descrizione la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente sto parlando di OneFootball. Risultati delle partite in tempo reale, notizie, curiosità, statistiche, regà, calciomercato riaperto. Tutto. Se la scaricate e attivate le notifiche in tempo reale, vi arrivano le notifiche, vi dicono chi ha comprato la vostra squadra del cuore e non solo. Highlights delle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C. Ma se ancora ce l'avete, se ancora non l'avete scaricata, mi spiegate che state aspettando. È gratis, dal link in descrizione. Dai. Risultati, giocavamo contro i chi minchia siamo. Sì. Io non ho parole. Io veramente più riguardo la formazione, più riguardo le situazioni e non ho parole. Bene. Ma tutte potevi aspettare, tutte potevi aspettare un gol da parte di un gioco. A parte non sai manco di chi sto a parlare. Vai, su. Gol e assist a profusione in panchina. Come se non ci fosse un domani. Benissimo. Cominciamo bene. Vai. Allora, cominciamo dalla loro. Certo. Pronto? In porta ci avevano Provedel. Meno 2. 6 e mezzo, perché giustamente Provedel non gli piglia 5 e mezzo, capito? A me, un portiere che mi piglia 2 gol. Piglia 4. 3 e mezzo. Meno 2, 1 e mezzo. Capito? Loro 6 e mezzo, meno 2, 4 e mezzo. E ok. Ok. Hanno puntato sul modificatore difesa. Quindi almeno difesa a 4? Difesa a 4. Beh. Milenkovic non gli ha giocato, non ha preso il voto, di conseguenza gli subentra Bastoni masterizzato, che in realtà è diventato l'originale. L'originale, sì. Quello dello Spezia, che ha preso 6 e mezzo. Vai. Poi? Secondo difensore schierato, l'albero azzurro. Dodò. Voto 6. Bene. Ok. Poi? Praticamente è fatto il modificatore. Baschirotto, 5 e mezzo. Che si compensa col 6 e mezzo, eh? Okay. Quindi il punto sta arrivando, gli serve un 6. Sì. Ma basta pure il 5 e mezzo, se non sbaglio, per chi ottenere è? Il punto sì, modificatore. Sì, se non sbaglio sì. Secondo te l'hanno preso? Certo che l'hanno. Assolutamente sì. E voi vota, voto 6. Perfetto. Già c'hanno un punto in più. Bene. E ok. Benissimo. A centrocampo, centrocampo a 4. Erano un po' in difficoltà dal punto di vista offensivo. Qualche okay. giocatore infortunato, qualcuno che non gioca una cosa in altra, quindi non hanno rischiato. 4 centrocampisti. Sì. Il primo è Lobotka, 5 e mezzo. Ok. Lukic, voto 6 e mezzo. Quadrado non ha giocato. Chi non prende il voto, gli subentra l'unico centrocampista utile a disposizione. Vai. Che è incredibile sta cosa. Grassi voto 6, perché D'Alessandro non ha giocato e in panchina non hanno messo altri centrocampisti. E si vede che solo quelli ci avevano. Benissimo, proprio grazie mille, fato destino ogni volta per farci credere qualcosa che non avverrà mai. Ok, poi Torsvet 5 sì, e che mezzo. È parte titolare, ok? 5 sì. e mezzo. E in attacco chi sono i due? Uno è Banda, chiamalo come te pare, sì. ADSL, fibra, chiamalo come te pare. 5 e mezzo, okay. ammonito 5. E l'altro?
E l'altro in realtà ci ha detto pure bene. Perché? Perché stiamo parlando di Victor Osimhen. Bravo. Stiamo parlando di un 5,5, seppur giocava contro l'Inter, però capisci bene che è pur sempre Osimhen che solitamente dei gol ne fa parecchio. Guarda, mi sto a fare due conti. Secondo te? Non arrivano al 66, secondo me 63, massimo 64. Sicuro di quello che dici? Mm-hmm. Quasi, sicuro. Vediamo. Io, tu e Carmi Special. Allora, indovina un po' chi c'amo un po', tanto sempre, è inutile pure che vede, conoscete la formazione, dice è passato un paio di mesi, non mi ricordo chi c'ha la usata. Ok, Magnan è scocciato, o Mirante, quindi non scappi. Il risultato del Milan sono quelli col subiti. Ok, 6-1-5? Esatto, 6-1-5, cioè loro con due gol hanno fatto mezzo voto di meno, beh, è incredibile. Benissimo. Poi? Noi come sempre optiamo per il modificatore difesa. Sì, quindi difesa a 4 composta da? Cerchiamo di prendere il bonus del più 1. Rezza, voto 6. Ok. Bastoni, quello masterizzato perché quello originale c'erano loro, voto 6. Ok. Chris Smalling non delude mai. 6,5? No, 7. 7, ok. Sette. Infatti sta di una 7. Una partita. E la delusione purtroppo è stata Rachmani. 5. Ha preso 5. Però che si compensa col 7 di Smalling, quindi tutti paro 6. Paro anche noi abbiamo compensato il bonus. Bene. Loro lo prendiamo anche noi. Meno male. Se non vado errato. Ok. Detto questo, allora io parto dalla panchina. Perché primo panchinaro ho messo Lazovic, 6 assist 7. Ok. Beh. Secondo panchinaro Chiasi contro l'Atalanta fa 7+3=10. Ma io è la prima se non la seconda volta in 16 giornate che lo faccio partire dalla panchina. No. È un qualcosa di assurdo. L'avessi schierato titolare, non avrebbe segnato mai, manco con le mani. Primo gol in Serie A di quest'anno contro l'Atalanta. Chi c'avevamo in campo invece? C'avevamo Lovric. Sì. Che prende 6. Vabbè. C'avevamo Barak che prende 5,5. Una tanto delusione totale. Mamma una smadonna mia. Continua. Mamma mia. Ti ricordi tra i nostri centrocampisti? Un centrocampista in particolare? No, boh, non ce l'ho a fuoco. Bene, il centrocampo mi sfugge. Mi sono fidato. Strefezza? Mi è tornata proprio il barlume. Mi sono fidato. Bello. Di Strefezza. Hai fatto bene. E fa gol contro la Lazio. Hai fatto bene. Ma il problema grave è là davanti. È gravissimo il problema. Perché Muriel prende 6. Vabbè. Lautaro Martinez non gioca, prende, cioè no, o comunque subentra, sì, ma prende 6. Ok. Pinamonti 5,5, non segna più mai. Ormai non pervenuto. E questo dovrebbe essere l'attacco più forte definito da tantissimi nostri avversari del nostro fantacalcio. Ammazza. Quello più fornito e quello più forte. Con De Ulofeu ovviamente scocciato, con Dessers che ormai non lo nomino più, Sansone proprio non so manco chi è. No, bene ragazzi. Quanto abbiamo fatto secondo te, io e te? No, la penso che abbiamo vinto per rotto dalla cuffia, avremmo fatto un 66 streminzito. Allora, avevi detto che loro hanno fatto 63-64? Sì, più o meno. Loro fanno 63,5. Ok. E noi facciamo 66,5. Il mio numero preferito. 69? Ammazza, così tanto abbiamo fatto. C'è scritto 63,5-69. Ottimo! Quindi vinciamo 1-0, giusto? Comincia bene quest'anno, ma ragazzi, voi capite bene che se riguardate tutti gli episodi precedenti, pareggi in maniere veramente vergognose, sì. Sconfitte veramente ridicole. Vabbè, dai. È stata una vittoria un po' fortuita, ovviamente. È Strefezza che ha fatto la differenza. Eh sì, certo. E non capisco come sia stato possibile vincere nonostante Chiasi in panchina. Io già me l'ho fatto il film, ho detto Chiasi in panchina con tutto Strefezza, ma con 65,5. Loro non hanno preso Bevuti, La loro squadra non ha preso per niente Bevuti. Ce l'abbiamo fatta. Ce detto l'abbiamo questo, fatta. Aggiorniamo Dai. La classifica. Vai. E i risultati, perché Berlims 2, Pelato Boys 2, Biramiretti 0, Pecnabora 0, Fossa della Marianne 1, Imaneschi 1, Stavisari il polpettone, Boomwork 0, Brinolis 2, Valespolunghi 2, Pirlas V 2. Cioè quindi praticamente gli unici a vincere noi e il Brinolis. Basta. Classifica aggiornata: Beverly Imps 25, Brinolis 23,
Stanno là. Ma zitti, zitti, Davidi! Stanno là. Te lamentavi a fianco a me? Sì, sì. Non sono convinto, non sono soddisfatto dalla squadra. Guarda, dove state? Rimascia vostra. Chi minchia siamo 20? Zitti, zitti. Mazza pure. C'avevamo la possibilità. C'avevamo. Abbiamo battuti. Abbiamo battuti. Dico, ammazza ancora. I Maneschi 19. Biramiretti 19. Noi 17 ancora, pensa quanto stiamo lontani. Fossa delle Marianne 17, Valespo Lunghi 16, Pelato Boys 15, Pirlasbu 10, Boomwork 9 e Vecnabor Porelli soli a 3. Solo 3 solo punti, tre punti in classifica. Non ma paura. Una di quelle esagerated. Ammazza. Un abbraccio a Dexter e Sodine, ma com'è possibile? Una cosa assurda. Detto questo, noi abbiamo vinto però... E posso dire che sono tanto contento a guardare la classifica. No, la situazione stava rischiando di perdere pure non questa. Ci sorride. Che loro non hanno fatto niente, non hanno fatto, stavano andando in giro con banda. Non ci sorride per niente la classifica. Miglioreremo. Sì, sì, guarda, Guarda, ecco qua. Già avevo bisogno del botte di fortuna, ci manchi solo tu a buttarla. Ciao. Ciao.